avrete letto dal titolo, oggi vi propongo una recensione più dimostrazione riguardo due prodotti della linea per capelli che troviamo da Eurospin. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimadeinsud_official. Io ho i capelli tendenzialmente mossi, sono né liscio spaghetto né ricci. Inoltre, durante la stagione calda non vado ad utilizzare nessuno strumento che va ad emanare calore sul cuoio capelluto, sui capelli. Non so voi, ma quando arriva il caldo io non sopporto nulla. Meno calore ho in testa, meglio è. Questa sono io. Poi ci sono persone che utilizzano la piastra anche in estate. Voi a quale team appartenete? Fonti di calore zero oppure siete super tenaci e temerarie? Barra temerari. Ci sono anche i temerarie. Proprio in questo periodo che utilizzo maggiormente la spuma per i capelli, spuma bar gel per andare a creare un riccio baciata dal mare, baciata dal mare, ma forse Ariel che è baciata dal mare. Io dal mare non sono stata mai baciata, in verità neanche dal sud, sono stata scottata dal sole, ma baciata ancora no. Comunque, a parte gli scherzi, mi piace moltissimo l'effetto capelli post salsedine. Avete presente quando voi fate il bagno, asciugate i capelli al sole sulla spiaggia? Ecco, quell'effetto di onda naturale a me personalmente piace tantissimo. Una piega elegante, quindi se devo andare a un matrimonio oppure se devo andare in un determinato posto, i capelli li sistemo in un altro modo. Ma per tutte le altre occasioni io adoro questa piega, è molto molto bella, a me piace tantissimo ed è, come si suol dire, una piega selvaggia, così allo stato brado. Ragion per cui tutto questo papocchio per dire che faccio incetta di prodotti per lo styling. Ho deciso di partire da due prodotti che non ho mai provato, che si trovano da Eurospin. Come potete vedere, sono due prodotti appartenenti alla stessa linea. Stiamo parlando di Color Look, la linea è per capelli ricci. Ho preso il balsamo, in realtà volevo prendere anche lo shampoo, ma non c'era, quindi ho preso il balsamo capelli ricci con azione illuminante, con arginina ed estratto di bambù, capelli con ricci definiti ed elastici, questo qui, e poi ho preso la spuma capelli ricci definiti, azione anticrespo con provitamina B5, capelli ricci definiti per 24 ore, tenuta extra forte. Andremo a vedere la tenuta extra forte e la definizione dei ricci per quanto riguarda la spuma per capelli. Per quanto riguarda il balsamo ricci, andremo a vedere se li rende più elastici, se li rende più definiti e se c'è effettivamente questa azione illuminante. Anche se per quanto riguarda l'azione illuminante servirebbe qualche applicazione in più. Andiamo a provarlo, vediamo com'è la blima applicazione e sicuramente ci aggiorniamo quando vi parlerò dei prodotti finiti, dei prodotti terminati. Il balsamo è da 200 ml, ha un PAO di 12 mesi ed è prodotto dalla Union Cosmetics, azienda italiana. Per quanto riguarda invece la spuma, è un flacone da 250 ml ed è prodotta da Tosbar SRL, quindi l'azienda è differente. Qui c'è una lista ingredienti molto piccola, qui abbiamo una lista ingredienti più grande. Comunque, mentre sto parlando, sicuramente saranno già apparse entrambe le liste ingredienti con i relativi prezzi.
Se ricordo bene, costano al di sotto dei 2 euro Io in ciascuno. In questo questo momento momento ho i capelli sporchi, li devo lavare. In realtà li dovevo lavare ieri. Poi ho pensato di inserire il momento asciugatura per farvi vedere i capelli proprio da bagnati, soprattutto per vedere l'azione illuminante del balsamo e per farvi vedere in riferimento alla spuma il prima e dopo. adesso Procedo con lo shampoo, quello SVR, ve ne ho parlato, ho fatto una recensione completa di questo prodotto. Effettuerò due insaponate, utilizzerò l'acqua tiepida barra tendente al freddo. Shampoo fatto. Voi come li vedete? Li vado a pettinare. Io utilizzo ormai da anni lei, che è la Tangle mi Teaser. pettina molto bene i capelli senza tirarli assolutamente. Ha il balsamo, ha una profumazione molto delicata, per nulla erbosa, boschiva. Ha una profumazione neutra. E non è molto forte. Il balsamo non mi ha appesantito i capelli, lo noto subito. Qualcuno dirà: da dove lo vedi? Da questa capelli parte, sostenuti. da qui me ne rendo conto, e anche dalle punte, nonostante siano ancora belli inzuppati d'acqua, sono comunque leggeri. Vedete? Nonostante comunque sono abbastanza lunghi, la lucidità, sì, nulla di sconvolgente, voglio dire, non la vedo questa, non lo vedo questo effetto illuminante, ma può essere che sarà maggiormente evidente post asciugatura, o magari, come ho detto prima, è necessario qualche applicazione Vado in più. ad Utilizzare la spuma. Agitare bene prima dell'uso, tenere la bombola capovolta ed erogare la quantità necessaria sul palmo della Ok, quindi mano. Andiamo ad agitare la spuma. L'erogazione è perfetta. È bella soda, bella tesa. La profumazione mi piace. È neutra, ma ricorda tantissimo le fragranze dei prodotti dei saloni di anche la bellezza. consistenza. Consistenza della spuma, vedete, non diventa acquosa nel momento in cui la vado a maneggiare con le mani, anzi, la vado ad applicare sui capelli, mi concentro da metà lunghezza, forse ne ho applicata troppa. Sicuramente arriverà il messaggio. Melanie, sono tuoi i capelli in riferimento alla colorazione? Perché con questa domanda mi viene fatta praticamente da sempre. Quindi sì, sono miei i capelli. Stamattina non riesco a parlare. Quindi forse sei questa domanda, soprattutto quando faccio io, capisci? Una volta fatto questo, già si vedono le onde. Devo dire che si nota, si inizia a notare una bella luminosità. Che ne dite? Ho messo il diffusore, ho impostato la media temperatura, quindi temperatura aria tiepida, massima velocità. Procederò prima con l'erogare il vapore senza toccare i capelli, successivamente andrò a mettere i capelli dalle punte verso l'alto all'interno dell'asciugacapelli e andrò ad asciugare tutta la chioma.
a me l'effetto sta piacendo tantissimo, guardate. Me gusta. No, vabbè. Veramente. A parte che ho i capelli lucidissimi, quindi mi sa che il balsamo è... Vediamo se mette a fuoco. I capelli sono lucidissimi. Ma guardiamo l'effetto. Bellissimo, adoro, stupendo, mamma mia, no vabbè, ma ne vogliamo parlare? Mi chiedo, ma se io ho i capelli semplicemente mossi e non sono ricci, ottengo questo effetto? Chi ha i capelli ricci, ma come devono venir bene? Cioè, assurdo, sono stupendi, proprio stupendi, bellissimi. Beh, sicuramente qualcuno mi chiederà, Melania, ma perché accende e spegni il fono? Perché se io tenessi il fono acceso, soprattutto quando faccio scendere i capelli, per poi prendere un'altra ciocca, i capelli diventerebbero crespi perché l'aria li farebbe svolazzare così a destra a manca. Invece così riesco a mantenere la definizione del riccio. Provare per credere. Anche il movimento, nel senso, se voi erogate il calore da questa altezza, aspettate che se voi prendete il fono e il diffusore lo mettete a questa distanza, il calore arriva, ok? Ma è localizzato. Se voi invece andate a mettere il diffusore direttamente sul cuoio capelluto e andate a massaggiare, andate a creare del crespo. Quindi non lo fate né questa cosa di massaggiare e né soprattutto tenere indistintamente il fono acceso. A parte la sparagnatura correndo, ma i capelli diventano crespi. Adesso procedo con l'asciugatura di capelli e ci vediamo a piega completamente fatta. Ne vogliamo parlare? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ne vogliamo parlare? Voglio provare ad applicare un pochino di sfuma qui.
vabbè, no, vabbè, no, vabbè, cioè, guardate. Pazzesco! Faccio la stessa cosa anche di qui, da questo lato. Proprio poco, No, vabbè, io non sto tagliando niente, magari, cioè, guardate, guardate, assurdo! No, vabbè, io sono scioccata. Scusate, ma è la luce perché ho la finestra di fronte. Vedete i capelli come sono lucidi anche? Mamma mia, guardate! Poi non sono per nulla appesantiti, ma zero completamente. Ma sono bellissimi. No, vabbè. 2 euro, quanto costa 2 euro? Sta spuma, ma veramente? Ma pazzesca! No, vabbè, io sono rimasta super contenta, non pensavo ad un effetto del genere, mi piacciono tantissimo. Quello che andrò a fare dopo, andrò a raccoglierli dal basso verso l'alto con delle pinze. O ne applico o una e li terrò su. Mamma mia, mi piace tantissimo il risultato, proprio questo effetto selvaggio. Adoro, sicuramente per avere questo effetto, per riuscire ad ottenere questo effetto su dei capelli che non nascono ricci, non oso immaginare l'effetto sui capelli realmente ricci, cioè quel bel riccio naturale che adoro. Sono belli tutti i tipi di capelli, sono bellissimi. La tipologia ha la sua bellezza. Che dire, sono rimasta letteralmente senza parole. Il balsamo mi è piaciuto tanto perché ammorbidisce i capelli, ma allo stesso tempo non li appesantisce. L'effetto luminoso lo noto, ma ci aggiorniamo. Comunque mi è piaciuto tantissimo. La spuma è favolosa, non ha nulla da invidiare alle spume più costose che utilizzo o che ho utilizzato in passato. È veramente favolosa, ma favolosa nel vero senso della parola. Rientrano entrambi i prodotti nella categoria minima spesa, massima resa. No, io della spuma sono follemente innamorata. Per quanto riguarda la fragranza, è molto neutra e ricorda decisamente quella, per non dire che è identica, a quella che ritroviamo nei saloni di bellezza. Non mi resta che salutarvi. Prima però vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimadensud_official e fatemi sapere se avete provato questi prodotti. Lasciate il vostro feedback. Come sempre, un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud. Aggiungerei anche Ricciolino, ma sono bellissimi, bellissimi, top!